Tenuta estiva, ben ritrovati. Ovviamente tenuta estiva il 15 di agosto, insomma, no? Giornata particolare. La giornata, insomma, a cavallo, dico io, tra la chiusura, anche se non è così, dell'estate e l'inizio, insomma, di un nuovo anno di lavoro, no? Così almeno nella mia mente. Questi incontri ravvicinati li chiamo io, è oramai un cult. Agostano, proporre un incontro con un amico, con un professore, con un ufologo, con un essere umano che ne ha passate di tutti i colori Sì, quest'anno, sì. in questo In questo periodo. scorcio di anno, Eh sì. E sì. allora, con noi abbiamo Antonio Chiomiento. Ecco, senza ritornare sulla Sì, per vicenda, l'amor del perché cielo. oramai, insomma, la conosciamo a mena dito. Cosa ti ha lasciato dentro? Un grande amaro nella bocca, ma veramente enorme amaro nella bocca. Soprattutto per un Antonio Chiumiento che fin da ragazzo, e sfido chiunque, Gigi, a dimostrare il contrario, ho amato l'insegnamento. Io Mi voglio, ricordo. no, veramente, io voglio proprio menzionare questi due fatti. Primo fatto che il destino ha portato a me, che facevo la seconda elementare, pensa, ad insegnare a un ragazzino di prima elementare come fare i pallini e altre figure elementarissime, perché mi aveva chiesto sua mamma in cambio di caramelle. Seconda mia esperienza, ovviamente più avanti nel tempo, è stata quando io frequentavo la terza Istituto Tecnico Commerciale Matiussi di Pordenone, quando il professor Violi, e io lo posso benissimo menzionare perché ho avuto modo di parlare anche con suo figlio in qualità di commissario d'esame di Stato assieme al sottoscritto, suo padre un giorno mi disse: Chiumiento, vieni ad spiegare ai tuoi amici, ai tuoi compagni, la prossima lezione di matematica finanziaria, mentre io interrogo in un angolo della classe. In quel momento, per la prima volta in assoluto, io ho spiegato matematica finanziaria ai miei compagni. È proprio innato in me il grandissimo piacere di insegnare. E quindi tanto amaro in bocca, perché non Certo. mi sono, ecco, dal punto di vista strettamente didattico, io veramente non avrei mai immaginato che mi capitasse una cosa simile, mai in tutta la mia vita. Per chi non conoscesse, insomma, l'episodio si riferisce a quanto è accaduto in una scuola della regione dove il professor Chiumento è stato sospeso dall'insegnamento per alcune, diciamo così, dichiarazioni. Di un, due perso una persona, due persone, vabbè, Due nel persone. confronti di una classe di quanti? Se non ricordo male, 16-18 persone, circa, perché adesso non ho il numero Due hanno esatto. detto una cosa, il resto ha detto Adesso un'altra. un'altra cosa, Senta, ma sarà assolutamente. poi. Ah, premettiamo una cosa così a scanso di equivoci. Non c'è nessun fascicolo No, aperto no. alla procura Di Udine? di Udine? No. A mio carico? A No, carico di no, Antonio no, Chiumento. no, no. C'è un fascicolo aperto alla procura di Udine Come con parte offesa? parte offesa, Io con come parte querele offesa? ed un esposto. Tanto Esattamente. per essere No, no, tanto per essere chiari, chiari. c'è l'avvocato Liani, penalista di Udine, che sta conducendo tutto questo che hai menzionato. E va fatta solo una piccola precisazione in merito a quello che poi io sono venuto a scoprire insieme all'avvocato Liani, scusatemi, è che in effetti la sospensione è avvenuta sulla scorta di una richiesta di necessità di visita medica da parte mia per una presunta inidoneità permanente o temporanea addirittura all'insegnamento. Non dico altro, non commento altro, lascio che la giustizia faccia il suo corso, Giustamente. come giustamente, io credo fermamente nella giustizia. E risottolineo il fatto che l'avvocato Liani, penalista di Udine, che sta, come dire, assistendomi da un punto di vista giudiziario, nel momento in cui questa storia sarà completata, finita, indirà una conferenza Sai stampa a Udine e a Pordenone. Ecco, tutto qui. quello che mi ha invece a me. Ma no, ma nemmeno sorpreso, perché gli idioti, insomma, sono purtroppo numerosi.
ben arrivino o ben vengano gli UFO identificati, però i grigi, ben vengano i serpenti a mangiare questi idioti, perché dopo quanto è accaduto a Chiumento c'è stato insomma un accanimento sui social network, certo, da parte di persone, vedo, sì, penso a Facebook, sì, dove si è parlato di tutto e di più, dalla droga ai gay, di tutto. A me, no, gay, pedofilo, cocainomane, cioè, me ne hanno dette di tutti i colori in questo scorcio, sì, del 2012. Ma è il bello. Ma tutto un tratto, io divento l'anticristo, fra virgolette. No, ma dico, siccome gli idioti, purtroppo la mamma di questi idioti rimane sempre incinta, io dico sempre che bisognerebbe in qualche modo far sì che venga frenata la sua voglia di espellere, no, idioti dalla sua vagina, purtroppo sono cattivo, sì, perché l'accanimento che ho visto, sì, leggendo alcune note, ha veramente del sorprendente, sì, ma del resto in Italia è così, quando uno è conosciuto, diciamo, ed è tenuto nel palmo della mano, tutti le si avvicinano perché devono insomma avere quei due o tre peli sulla loro lingua per dire anch'io sono, certo, amico, certo, quando magari per qualche episodio cade, e allora c'è, no, l'accanimento. Chiudiamo questa vile parentesi, insomma. Ma poi mi si accusa, così ci agganciamo agli UFO, no? Mi ci si accuserebbe di che cosa? Io che da quando ho iniziato a interessarmi alla fenomenologia degli UFO, marzo circa del 1977, ho lavorato sui coefficienti di credibilità e di stranezza. Quindi l'approccio è completamente scientifico. I miei libri, da L'Ufonauta, Alieni tra noi, Apri gli occhi, sono insieme di rapporti di indagine. Perché anche lo stesso, alcune associazioni di ufologia hanno, diciamo, puntato la pistola contro di te. Ma io ti, guarda, non lo so. Tra l'altro tu ne hai fatto anche parte. Certo, no? Sono stato vicepresidente nazionale, ovviamente, del Centro Ufologico Nazionale. Il primo presidente del che centro. Che ti ha sconfessato poi, no? All'ultima mese. Sì, sì. Del Centro Italiano Studi Ufologici. Guarda, Gigi, no comment. Io lascio, la risposta, se mi permettete, a parte il mio personale no comment, ad altre persone, amici virtuali e anche non virtuali, che dicono che questioni, guarda che non sono mie parole, questioni di invidia, questioni, per esempio il caso di Mortegliano, se lo avessero indagato tutto, loro. Tutto nasce da lì. Sì, ecco, coincidenza o non coincidenza, tutto nasce dopo, dal caso di Mortegliano. L'11 febbraio 2012 mi è successo di tutto e di più. Io dico, e sottolineo, coincidenza o no, punto esclamativo. Quindi anche questo fatto di accanirsi certe organizzazioni ufologiche contro di me, non ne vedo assolutamente il motivo. A dicembre di quest'anno uscirà un mio volume, sempre per Editoriale Programma, interamente dedicato alla vicenda di Mortegliano e dintorni. Poi avremo altre notizie in merito ad avvistamenti, perché lui qualche avvistamento... Sì. Gli è stato raccontato. Certo, sì, c'è anche una novità, fra l'altro anche non, diciamo, di incontro ravvicinato, ma di martedì 17 luglio, quindi pochissimi giorni fa. Tornando al discorso, sì, no, volevo dire, capisco le critiche delle associazioni, capisco, io non posso essere d'accordo con Chiumento e quindi... mi confronto con lui, ascolto e ribatto quello che lui dice, però ripeto a quello che ho detto prima, leggere accuse ignobili, offese ignobili, quello insomma non fa parte di un bagaglio. E minacce di morte non fa parte di un bagaglio culturale di una persona normale. Sono persone queste qui che devono estinguersi. Se i social network, se la libertà dei social network significa dar voce a queste persone, ripeto, a quelle persone non che hanno criticato in modo normale e corretto Chiumento, anzi a me sta bene, anche a me, però quelle persone che hanno offeso, criminalizzato, lanciato epiteti, accuse infamanti, ripeto, dalla pedofilia, cocainomane, quelle persone lì secondo me dovrebbero rinchiudersi in una stanzetta e noi da fuori chiudere e buttare via la chiave, almeno io la vedo così,
altri magari la vedranno in un modo, diciamo, diverso. Parliamo di UFO. Allora, io ti faccio le domande e tu rispondi. Certo. Caso di Mortegliano, cosa c'è di più? Allora, rispetto a quello che avevamo detto, diciamo che di più è emersa un'altra testimonianza in merito all'avvistamento di questo di essere 4 metri rotondona di Mortegliano. Esattamente. Io mi auguro che, cogliendo l'occasione di questa puntata speciale la sera di Ferragosto, quegli equipaggi che mancano all'appello, e se mi è permesso voglio ricordarli chi sono. Allora, in base alle informazioni, sono due giovani di Rivignano, provincia di Udine. E c'è quel signore che era a bordo con una signora, e nella parte posteriore erano seduti due bambini, la cui testa veniva tenuta giù dalle mani della signora, e il conducente di quell'auto che si è ritrovato questo essere alto, piuttosto alto, circa 4 metri, in mezzo alla strada, e quindi anche questa persona che sicuramente l'ha visto, ha visto questo stranissimo essere, lampeggiato, suonato il clacson, potrebbe farsi avanti, e mantenendo da parte mia l'anonimato massimo. Io penso che ne abbiamo parlato, questo cortesia Gigi me lo ricordi tu, dell'interazione, particolare interazione che è venuta tra il ragazzo... È l'unico che lo ha visto davanti. Sì, no, anche altri l'hanno visto davanti. No, ma lui si... No, a parte l'hanno visto frontalmente anche altre persone. Sì, no, ma però lui si è proprio avvicinato, sì. e mi pare che l'essere si è calmato nel momento in cui... In base alla testimonianza di una delle persone presenti sulla rotonda. Quando il ragazzo si è avvicinato, l'essere si è calmato. E poi lui, abbiamo detto, mi pare che si è avvicinato alla creatura... Che poi. Che ha interagito con la creatura. Che il braccio. Eravamo l'ultima volta. Avevamo dati particolari. No, non credo. No, adesso avevamo, ve li dico. Ecco, non avevamo ecco, detto che si era avvicinato all'essere. No, però abbiamo lasciato. Hai tralasciato. Se non ricordo male. Allora, cosa che ha veramente dell'incredibile. Ecco il coefficiente di credibilità e di stranezza. La stranezza va alle stelle, il ragazzo è estremamente attendibile e credibile, poi fra l'altro abbiamo il sostegno di tante persone che erano presenti alla scena, che mi hanno contattato chiedendo almeno per il momento l'anonimato, e ecco, in maniera piuttosto insolita per l'uomo comune. E il fatto che il ragazzo vuole accostarsi, affiancarsi alla creatura, lì può valutare meglio che è alta circa 4 metri, il doppio circa di lui, la creatura lo guarda dall'alto verso il basso, poi si gira a sufficientemente, perché la veda bene in volto, ne descrive i particolari degli occhi, del naso e della bocca, che bocca praticamente è al suo posto di una bocca normale come la nostra, ad esempio ve lo dico, c'è una fessura, e la creatura, ecco perché una testimone, o meglio due testimoni di una macchina vicina alla scena, bloccata lì, lo ricordiamo, perché non funzionava, non perché avevano deciso di assistere alla scena, quindi non volontariamente erano fermi, dice al marito adesso lo uccide. Perché dice adesso lo uccide? Perché vede il braccio della creatura, il braccio sinistro, che va esattamente verso il torace del ragazzo, e dice che sfiora il torace, ed era talmente ampia la mano di questa stranissima creatura che lui, parole testuali sue, dice andava da una tetta, sorrido, all'altra tetta mia. Lì vedo che la mano è estremamente rugosa, a differenza della pelle che invece è liscia, e poi questa creatura mi sfiora sempre con questa mano, ovviamente con la stessa mano, la guancia e poi l'orecchio. Però non sento nulla, non sento né freddo né calore. Nel momento in cui mi sfiora, ma ripeto, non tocca, a distanza ravvicinatissima da un orecchio di... se non ricordo male quello destro, verosimilmente, sopraggiunge quell'auto da Codroi, poi lì, che, diciamo in questo modo, l'essere viene fra l'altro, virgolette, disturbato e se ne va via. Quindi diciamo che queste sono le ultime novità. Ecco, questa è una novità molto importante,
in quanto ogni telespettatore può farsi una personale opinione, perché l'essere, perché la creatura ha dimostrato interesse, un certo interesse, nei confronti di... È un mistero, ognuno può farsi un'opinione. E l'importanza di questo caso lo vogliamo ricordare, ed ecco perché va menzionato e va sottolineato, è un particolarissimo incontro ravvicinato a cui assistono diverse persone, diversi equipaggi, la particolarità che non si conoscono fra di loro, quindi la credibilità va alle stelle e la stranezza idem. Su Mortegliano in quel momento stesso c'è una sorta di onda luminosa a bassissima quota che interagisce, fra virgolette, con il funzionamento dell'energia elettrica sulla cittadina. Abbiamo avuto anche noi testimonianze dopo i racconti che ci hanno inviato messaggi, Sedeliano, quelle zone lì. Ecco perché. Corrente andava. Poi ci sono stati problemi anche al funzionamento dei display. Sì. Ecco, di qui, sul mio volume che uscirà in dicembre, non è che io... darò solo, come mia abitudine, un resoconto di indagine totale, completa, con tutte le dichiarazioni testimoniali da me raccolte. Ma non è che io dico UFO, nel senso, ogni lettore sarà libero di inquadrarlo in una fenomenologia piuttosto che un'altra. Tu fai il Maigret. Esattamente. In ambito ufologico. Esattamente. Che poi tu ci creda o no, sono fatti tuoi. Esattamente. Ma io che leggo il tuo libro posso sorridere. Esatto. Crederci e non crederci. Esatto. Però non è che posso criminalizzarti perché tu fai, insomma, il Maigret in ambito ufologico. No, assolutamente. Perché tu sai, Gigi, molto bene, che le mie indagini sono tutte registrate. Sì. Oppure dichiarazioni testimoniali scritte. Antonio, io posso, prego, te lo ripeto, posso credere o non credere. Certo. Ma criminalizzarti perché allora vuol dire che io sono prevenuto su tutto e tutti. Ultime novità in campo ufologico, perché anche noi abbiamo avuto, per esempio, delle testimonianze che ci hanno chiamato in TV, volendo il tuo numero di telefono, perché hanno visto luci strane in cielo, proprio nel mese di luglio. E infatti martedì 17, intorno alle 22.15, 22.30, una famiglia di Fontana Fredda si è messa in contatto con me, ha descritto l'avvistamento a bassa quota di due grandi soli, loro parlano di due grandi soli, che ovviamente non erano il sole, e interessante è che, pur essendoci perfetto silenzio, i cani della zona abbaiavano intensamente. Ecco, questa è l'ultimissima novità, ma siamo, come dire, su fenomeni luminosi. Ecco. Hai due libri? Ecco, due libri. L'Ufonauta. Ecco, i motivi per cui io ho due libri è, primo, L'Ufonauta, vivere e viaggiare con gli alieni, che voglio ricordare ai telespettatori, ma non solo di Telepordenone, no, sul digitale, certo, ma anche quando andrà su YouTube, che questa storia, ancora una volta, io che ne abbiamo parlato abbondantemente, è attendibile. Altrimenti non avrei dato le stampe, quindi attende una risposta soddisfacente che non c'è mai stata, e le ultime copie disponibili le ho io, perché è esaurito e non so neanche se verrà più ristampato, quindi basta che si rivolgano a me. Chiumento Antonio, Porcia, elenco telefono, il numero? Ma guarda, basta, se mi permetti, che forse è più comodo, sì, oggi come oggi, antonio_chiumiento@libero.it. E poi ho l'UFO Alieni tra noi, che lo sai, no? Questi sono i 54 casi, una prima scelta che io ho fatto di 54 casi, che vanno dal 1947 al 2001. All'interno di quel volume, uno per tutti, c'è il caso dell'ex maresciallo pilota Giancarlo Cecconi, che è un caso di avvistamento radar, diurno, visuale, vogliamo raccontarlo velocissimamente. No, lo raccontiamo velocissimamente, così andiamo in qualche modo ad interessare i telespettatori
a questo libro. Anche se non lo trovassero, Alieni tra noi. Anche questo, dai, anche questo. Ho delle copie disponibili, se eventualmente la gente crea, come dire, delle difficoltà a trovarlo nelle varie librerie sparse per l'Italia. Attenzione, perché mi risulta che certe librerie hanno detto a determinate persone che è esaurito, che non, o è in fase di esaurimento, esaurito, quindi possono rivolgersi direttamente a me all'indirizzo di posta elettronica che ho detto prima, e ripetiamolo: Antonio _ cioè trattino basso, chiumiento, attenzione, miento, MIE @libero.it. Il caso dell'ex maresciallo Giancarlo Cecconi, a mio personale giudizio, è stato nettamente sottovalutato a livello globale, a livello mondiale. Perché? Perché ne è coinvolta l'aeronautica militare, nella fattispecie italiana. Se non ricordo male, il 18 giugno, perché il giorno magari potrei dimenticare, ma insomma, se non erro, 18 giugno 1979, un pilota dell'aeronautica militare sta sopraggiungendo sull'aeroporto di Sant'Angelo di Treviso, dove lui, come dire, era in forza. E quando si è avvicinato all'aeroporto, gli è stato chiesto di mettersi in contatto con col controllo radar di Strana. Si è messo in contatto e il centro radar di Strana gli ha detto che c'era un oggetto volante non identificato proprio sulla verticale dell'aeroporto dove lui sarebbe atterrato di lì a poco. Il Cecconi, così si chiamava, perché purtroppo alcuni anni fa è venuto a mancare il pilota, siamo in pieno giorno, 11:30 ora solare, la giornata è sostanzialmente quasi totalmente serena, e in lontananza quello che mi ha colpito durante la mia prima inchiesta mi ha detto: chiumiento, io pensavo trattarsi di un UFO solar, sai quei palloni che venivano gonfiati di colore nero scuro, che poi sono il cui lancio è stato vietato verso la fine degli anni 70, per l'appunto. Si acquistavano i negozi in cartoleria. Perché potevano creare un pericolo per la navigazione aerea. Solar, UFO solar. E aveva anche la scritta di norma. Vabbè, comunque, dice chiumiento, io penso. Dico, ma questi mi hanno mandato a intercettare un UFO solar. Ma quando, dice chiumiento, mi sono avvicinato col mio aereo G91R e lui tornava da una missione fotografica sugli Appennini, quindi era dotato anche delle macchine fotografiche, dice, mi sono reso conto che era qualcosa di ben diverso. Era, come vedranno i lettori, le persone dal mio volume Alieni tra noi, ecco, lui mi ha dichiarato, ho visto una cisterna da carburante, per me riusciamo a inquadrarla questa foto? Mi ricordava una cisterna da carburante. Di colore, lo vedete lì, il colore nero opaco, aveva come una sorta di piccola cupola nella parte superiore, eccetera, eccetera. Dice, io comincio a fotografarla, sorta di cisterna da carburante, gli ho scattato circa 80 fotogrammi in sequenza, dalla torre di controllo dell'aeroporto di Treviso, con cui ero in contatto, mi dicevano che vedevano anche una scia bluastra che lo strano oggetto lasciava salendo di quota, ma io non l'ho notata questa scia bluastra. Ad un certo punto, dopo pochi minuti di intercettamento e di fare fotografie, ovviamente lui non può stare fermo con l'aereo, questo è chiaro, lo perde di vista per fare una certa manovra per continuare ad intercettarlo, e continuando ad intercettarlo si rendeva conto che saliva di quota, come veniva rilevato dagli addetti attori di controllo dell'aeroporto di Sant'Angelo. Dice, ad un certo punto sento che il centro radar di Strana dice è scomparso in questo istante dal radar, gli addetti attori di controllo dicono non lo vediamo più, perché in un secondo, una frazione di secondo, vediamo, va su, e poi non vediamo più niente. Torno dove avrei dovuto intercettarlo e non lo trovo. Non lo trovo più. Quando scendo, poi lì nel mio volume c'è tutta la continuazione della storia, e vengono i tecnici a prendere i rulli di macchine, delle fotografie. Io poi, quando vado a vedere lo sviluppo, che è normale prassi del pilota che scatta le fotografie, non ce la faccio, chiedo un mio amico
tecnico, dammi una foto per ricordo, e quindi lui, pur non potendo, porta con sé una fotografia, una di quelle che gli diede, appunto, l'unica data da questo tecnico allo sviluppo, e così io, in sintesi, vengo a scoprire casualmente questo episodio interessantissimo. E poi, quando, come dire, i lettori leggeranno, vedranno poi tutto quello che fu la corrispondenza tra me e lo Stato Maggiore della Difesa e il Ministero della Difesa, che poi ci fu anche un'ambiguità da parte delle autorità, in quanto dal punto di vista radarico dissero che era stato inequivocabilmente identificato con un pallone di forma cilindrica realizzato con sacche di plastica nera. E invece, dal punto di vista di estratto degli avvistamenti di UFO dal 1979 in poi, il caso del maresciallo Cecconi viene dato come UFO. Allora, abbiamo visto tra l'altro in un servizio proprio televisivo che lo Stato Maggiore della Difesa e in particolare l'Aeronautica ha un ufficio dedicato agli avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Non so se ho detto mai questo che sto per dirti. No, in merito al tuo discorso di adesso. Sì. Prima cosa, nel volume del 2013, perché quest'anno faccio Mortegliano, nel 2013 un insieme di 80 rapporti d'indagine, quasi tutti inediti, e in questi 80 rapporti d'indagine verrà pubblicata anche un'intervista che ho fatto io a un personaggio che lavorava al secondo reparto a Roma. Secondo reparto si dedica alla raccolta di informazioni sugli oggetti volanti non identificati. Ma da parte di appartenenti? Non da parte di cittadini, Forze Armate, all'Aeronautica, poi Marina, casi raccolti dai Carabinieri. Dai Carabinieri. Ecco, e qui della Marina esattamente. Allora, mi ha detto che questo personaggio aveva il compito di addestrare la truppa in generale sugli UFO, sugli oggetti volanti non identificati, e dice che in questo manuale, che esiste, lui dice esiste a Roma, una parte è altamente classificata. Quella parte altamente classificata non poteva renderla edotta ai militari che addestrava, e dice che nella parte altamente classificata danno per certo, attenzione, lui non io, per certo l'origine aliena del fenomeno. Quindi in questa parte altamente classificata, per l'appunto, c'è addirittura, io direi, se volete direi ci sarebbe, ma in base, lui che ha visto, c'è il disegno di un essere, che poi è il grigio, ecco, sostanzialmente questo qua, vedete, che sarebbe il più presente in Europa, perché questo manuale è a livello di Alleanza Atlantica, di NATO, e questo essere, disegno, non fotografia, è rapportato alle fattezze di un essere umano. Quindi addirittura assistiamo a una contraddizione totale, perché ufficialmente, non avendo noi civili, non abbiamo la prova inequivocabile che siano alieni. Ufficialmente non sono alieni, ma ufficiosamente c'è un manuale dove dice che la natura dei veri e propri UFO, quelli veri che non si riescono assolutamente a identificare con gli occupanti, sono alieni. Ma è vero che i grigi, almeno così si dice, no, sono i più, diciamo così, tra virgolette, anzi senza virgolette, i più portati all'occupazione della terra non in forma pacifica? Sì, sarebbe. No, sarebbe. No, anch'io, perché tu sai quanto io sia razionale. No, no, no. In base all'ipotesi sarebbero quelli che, come hai detto tu, meno pacifici. E per non parlare anche di, sempre l'ipotesi, di una specie dei rettiloidi, di questi qua, no? Di questa, di questa, come che somigliano appunto a un rettile. Tu hai iniziato nel 1977.
nel 77 hai insomma, iniziato questa cavalcata, sì, per conoscere, per capire, per indagare. Sì. Ecco, rispetto a quell'anno, sì, ad oggi, hai notato un incremento degli avvistamenti, un incremento degli incontri ravvicinati? Insomma, un qualche cosa che ci porta a pensare a un'evoluzione, ad una evoluzione, a un cambiamento. E ad un cambiamento? Guarda, in realtà, Gigi, io posso dire che siamo andati a periodi. Dal 77 ad oggi sono stati degli anni con più intensificazione del fenomeno e anni meno intensificazione del fenomeno. Certamente che in questi ultimissimi anni, per quanto mi è dato di constatare, di verificare, sempre ovviamente sulla base dei resoconti testimoniali di cui io vengo a conoscenza, perché le persone non temono di esporsi in ridicolo, almeno con il sottoscritto, ci sarebbe una maggiore manifestazione degli esseri, tra virgolette, degli occupanti, presunti occupanti, di questi oggetti volanti non identificati. Quindi mi fai capire che se prima si notavano gli oggetti, oggi, oltre che gli oggetti, si vedono anche gli occupanti. Almeno nella mia, nella tua esperienza di investigativa, perché magari i miei colleghi che mi vedranno su YouTube diranno, in base alle loro constatazioni, diranno che non è vero, ma io mi baso sulle tue, sulle mie, sulle circa 1500 indagini che ho fatto in 35 anni. Beh, se devo essere onesto, criticatemi pure, tanto sì, a me è acqua, insomma, che scorre sui sassi. È così, perché anche episodi che hanno rilevanza internazionale denotano un fatto, che mentre prima l'oggetto veniva in qualche modo avvistato, sì, oggi, oltre che l'oggetto, anche gli vai esseri a identificare anche gli esseri che occupano questo oggetto. Quindi mi viene da pensare, ma c'è forse un ulteriore tentativo di questi ipotetici esseri viventi in altre galassie di interagire con di noi, interagire con più noi, in maniera stretta, cioè questo cambiamento in maniera stretta vuol dire più avvicinarsi a noi. Voglio avvicinarmi ancora di più. Scusami. Questo cambiamento che molti libri, perché inutile ce lo nascondiamo, nel 2012? No? Del 2012, il 21 profezia dicembre, Maya, il Maya, la Torah, può essere legato anche, diciamo così, ad un qualche cosa. Potrebbe. Che ci porta fuori, insomma. Potrebbe essere. Si parla non di un cambiamento visibile, non catastrofico come il film 2012. Infatti. No. Ha un cambiamento di tipo psicologico, di vita, io la vedo, io parlo per me. Costumi, cultura. Maturità spirituale. Anche l'economia ha un'evoluzione. Quindi non so in nemmeno questo momento, e no, l'avrà sempre più. Sì, un cambiamento di situazione generale. Ecco, ma ripeto, sono mie idee personali, perché come tu molte volte ricordi, io sono un matematico e quindi sono. Ma quelli che mi ascoltano, ma avranno capito che io veramente ho tanto raziocinio. Cioè, nel senso, non sarei portato per fare delle mie illazioni, delle mie ipotesi. Cioè, per me il 2012 potrebbe in effetti rappresentare un qualcosa, ma potrebbe, di intensificazione, per quanto mi riguarda, del fenomeno UFO. Anche perché io in 35 anni, io ritorno a ribadire il fatto di Mortegliano. Quando mai io ho avuto la possibilità di indagare su una creatura, stranissima creatura, vista da così tante persone, simultaneamente, contemporaneamente, persone che non si conoscono fra di loro? Questo era in mezzo a una strada, non era in mezzo ai campi. Quindi sembra nettamente che voleva farsi vedere. Tu, e interagire col ragazzo, e questa interazione che la vedessero anche altri, quindi è un mistero, un punto interrogativo. Quindi dalle testimonianze che tu hai raccolto in tutti questi anni, decenni, sì, perché parliamo di decenni. Io spero di arrivare anche a 60. Sì, di decenni. Tu quindi sottolinei, perché lo noti, un'evoluzione, sì, nel volere, insomma, da parte di questi esseri ipotetici, nel voler
apparire, né voler dimostrarsi. Dimostrarsi e, ipotesi, preparare sempre di più l'essere umano a fargli capire che non è solo nell'universo, che non è solo nella nostra galassia e che il pianeta, guarda, siamo in un ambiente meraviglioso, estivo, per quello bellissimo. Ti ho portato qua. Ecco, cioè cosa vuol dire? Che quando ero ragazzo io guardavo i boschi, i prati e vedevo quante forme di vita c'erano e ci sono ancora, per fortuna, vegetali, insetti, ma quante specie! E il nostro pianeta è splendido, è meraviglioso. Ci sono anche specie che ancora non conosciamo. Ecco, magari ci sono anche quelle, oppure addirittura purtroppo più o meno per colpa dell'uomo ci sono delle specie che sono estinte. Ma questo patrimonio del pianeta Terra, qualche volta lo ricordo, è solo nostro oppure fa parte di un patrimonio della galassia e dell'universo? Se perché, se come io posso immaginare è così, come qualche astrofisico diceva che il pianeta Terra è un miracolo di vita, non è solo nostro, ma è patrimonio di tanti altri esseri sparsi per l'universo. Ecco forse il motivo per cui ci sono tutte queste visite nei nostri confronti verso la Terra. Poi, sempre in ipotesi, Gigi, dimentichiamoci le distanze, il tempo. Questi esseri, se veramente ci sono, questi alieni, se ci sono effettivamente, hanno trovato dei sistemi per passare dalla loro dimensione alla nostra che noi non ci immaginiamo, no, nemmeno. Se tu guardi indietro nel tempo, come i telespettatori, cosa era il pianeta? Gli americani, circa, quant'è, mille... circa 500-600 anni fa, ma cos'erano gli Stati Uniti? Cos'erano gli Stati Uniti d'America? Soltanto 500 anni. Proviamo a proiettare l'uomo fra 5.000 anni, 10.000 anni. Come saremo? Quale progresso avrà raggiunto in tanti settori che oggi non ci immaginiamo neanche? Certo. Quindi il mio filo conduttore è questo. Non è che devo escludere. Chi pensava nel 29 che un missile sarebbe arrivato sulla Luna, bravo, e che delle persone allora potevano passeggiare sul suolo lunare? Esatto. Già questo. Ma solo c'erano i film e dicevi. Solo all'inizio del 1900 dicevano che il volo, fratelli Wright, che il volo era una pazzia, che era fantascienza pensare che l'uomo potesse volare e che il sogno di Icaro non poteva mai realizzarsi. Ma è passato un secolo. Senti, quindi stiamo attenti a scartare, non può essere dunque non è. Lasciamo le generazioni future che vedano quello che succedeva nel nostro periodo. Un'ultima domanda. C'è stato un momento durante i mesi passati, sì, in cui hai detto ma chi me lo ha fatto fare indagare sugli UFO? Visto che tutto parte da lì. No. Questo mai. Guarda, mi credi Gigi, il grande dispiacere mio è la scuola. Per me, e torniamo all'inizio di questo bellissimo appuntamento con te, di questo bellissimo colloquio con te, un'amicizia che ci tiene stretti da anni, 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 e ti dico, il grande mio dispiacere è stato l'aspetto didattico che io veramente amo. Perché da ragazzo volevo veramente scrivere dei manuali per gli studenti di ragioneria, di matematica, ma poi la passione per gli UFO esplosa, anche lì un po' misterioso a mente, perché tutto sommato è vero che da bambino guardavo il cielo, lo spazio, più degli altri miei coetanei per vedere se c'erano, e fantasticavo, fra virgolette, sulle civiltà che potevano esserci, oltre la nostra. Ma non mi sono mai pentito veramente di interessarmi agli UFO. Lo dico sempre e lo ridico, lui non ha mai visto un oggetto volante non identificato. Ma nemmeno una luce. Nemmeno una luce. Ma un oggetto, anche una fonte luminosa di comportamento anomalo, non l'ho mai vista. Ho solo indagato. E tante indagini, tante persone che vorrebbero anche delle risposte da me. Ma io non le ho queste risposte, solo ipotesi posso dare loro, ma non risposte. Antonio Chiomiento è ufologo, ma soprattutto un professore, due lauree, questo mi piace insomma sottolinearlo, reali, reali, prese in Italia, se non no, in altri stati. No, in Italia.
ed è qui ancora in questo 15 di agosto 2012 a raccontarci le sue indagini che compie non per sua volontà, ma per volontà dei cittadini, esatto, di tutta Italia, perché le nostre trasmissioni vanno su YouTube e ovviamente, come state vedendo voi adesso sul digitale, su YouTube appare anche il numero di telefono. A me sono arrivate, perché poi è il numero della nostra messaggeria, telefonate dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Toscana, dalla Lombardia, da tutta Italia, che poi noi ovviamente indirizziamo a lui. Grazie mille. Indirizziamo a lui. Ma per farvi capire come l'attenzione è sempre più netta nei confronti dell'ufologia, che non significa extraterrestri, significa insomma tutto quel mondo strano di oggetti non identificati che possono essere benissimo oggetti terrestri, forse. Ognuno si può fare la sua opinione. È quel mondo insomma che è avvolto da una nebbia, guarda caso, grigia. Grazie. Grazie a voi, grazie. Buon Ferragosto a tutti. Antonio Chimento, buon Ferragosto a tutti ancora per qualche ora. Grazie amici. Grazie mille.